Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi ho pensato di proporvi 7 trucchetti in ambito make-up che tutte le ragazze dovrebbero conoscere. Partiamo dal primo trucchetto, ovvero quello di utilizzare il cucchiaino per sfumare l'ombretto. Questa è una tecnica che ho già visto girare molto su YouTube, su Pinterest. Tutti questi trucchetti ovviamente non me li sono inventati, ma li ho scovati un po' sul web e quindi avevo piacere a condividerli con voi. In questo primo trucchetto appunto si tratta di utilizzare il cucchiaio per andare a sfumare l'ombretto nella piega dell'occhio. Ho provato, mi ci trovo veramente molto bene, la piega esce perfettamente, poi ovviamente però vado a sfumare con il pennellino senza utilizzare più il cucchiaino. Dovete assolutamente provare perché la sfumatura esce veramente perfetta. Secondo trucchetto invece vi servirà dello scotch. Io qua ho utilizzato il washi tape perché è un colore questo che non mi fa impazzire e quindi lo utilizzo anche in questo modo. Dovete semplicemente andare ad applicarlo ai lati dell'occhio, così la vostra riga di eyeliner sarà perfetta. Il terzo trucchetto è quello di utilizzare l'eyeliner in gel andando ad applicarlo con l'eyeliner in penna terminato. Si sa che gli eyeliner in penna durano veramente pochissimo, neanche un mesetto, e quindi con l'aiuto di un eyeliner in penna che ha la punta molto più rigida, quindi è più facile da utilizzare, si va semplicemente a prelevare l'eyeliner in gel e poi si va a stendere sugli occhi. Questo trucchetto è fantastico, io prediligo gli eyeliner in penna ma non li sopporto perché durano pochissimo e questa è un'alternativa perfetta. Un'altra cosa che faccio, questo in realtà non è un trucchetto ma è soltanto un passaggio che faccio praticamente tutte le volte che applico l'eyeliner, è quello di andare a mettere intorno agli occhi il correttore dopo aver applicato eyeliner o dopo aver messo l'ombretto, così il mio occhio sarà più definito, la sfumatura sarà più perfetta, non ci saranno sbavature e l'occhio sarà completamente pulito. Il quarto trucchetto è quello di andare ad utilizzare una matita nera sul piegaciglia. In questo modo quando andremo ad utilizzarlo la matita si fisserà all'attaccatura delle ciglia in modo perfetto. Il quinto trucchetto è quello di utilizzare un po' di cipria sulle vostre ciglia per dargli più volume, quindi dovete semplicemente prendere un po' di cipria, qualsiasi cipria va bene, e con l'aiuto di uno scovolino andare ad applicarlo sulle vostre ciglia. Poi potete procedere come di consuetudine con l'applicazione del mascara. Il sesto trucchetto è quello di andare ad applicare il mascara nelle ciglia inferiori utilizzando un pennellino angolato. Con questo metodo mi trovo veramente benissimo perché tante volte rischio di sporcarmi il contorno occhi con il mascara, in questo modo invece non succede. In questo modo non andrete a mettere troppo mascara nelle ciglia inferiori e così le ciglia superiori sembreranno ancora più voluminose. Il settimo trucchetto prevede ancora l'utilizzo del cucchiaio per fare un po' di contouring, quindi bisogna semplicemente andare ad appoggiare il cucchiaio sulla guancia ed applicare il bronzer. Come potete vedere si va a creare una curva perfetta, poi continuo a sfumare per avere un effetto più naturale. E ultimo trucchetto è quello di utilizzare una matita bianca sulle labbra per rimpolparle, per dargli un effetto più rimpolpante. Quindi come prima cosa bisogna andare ad applicare una matita bianca, questa in realtà è una matita per occhi, se avete una matita bianca per labbra è sicuramente meglio. Si va ad applicare soltanto nella parte centrale delle labbra e poi con un pennellino vado ad applicare il rossetto ai lati. Con il
dito vado semplicemente a picchiettare la matita bianca per sfumarla. L'effetto mi piace molto, se è proprio l'idea di labbra più rimpolpate. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, di esservi stata utile. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi mando un grosso bacione, mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. E noi ci vediamo prestissimo, ciao!